Luigi, poi se mi aiuti anche a tradurre la domanda, abbiamo parlato di fumetti, diceva i fumetti, sono rimasto molto colpito dal fatto che so che in quegli anni Caroline è stata anche offerta alcuni ruoli di questo genere, per esempio Vampirella, che secondo me è assolutamente perfetta per lei a livello fisico, anche Modesty Blaise, ti dico questo perché oggi è un tipo di cinema che dilaga, anzi è quasi onnipresente, ma all'epoca era molto più difficile da mettere in atto, però so che lei non ha voluto fare questi due ruoli e volevo sapere per quale motivo. Other characters from comics, and you turned them down, why? Well, there were a few. The Modesty Blaise was only in talks with, but it was with the writer, Peter O'Donnell. He discussed with me, and he said they had plans to make the Modesty Blaise, and would I be interested? And I'd always read the comic strip, and I thought it was wonderful. Myself and my dad, my father loved Modesty Blaise, so he thought, yes, that would be a good one. My father said, do it. But of course they didn't, you know, for whatever reason. I don't know if they made it they didn't. And the Vampirella, I read a script, and as far as I remember, Vampirella didn't take all her clothes off in the comic. She didn't, but in the script that I got, everything off. So I thought, no, I don't want to do this one, no. So I decided no, but it would have been fun if it had been a, you know, decent script. Sì, bisogna ricordarsi che in quegli anni, parla di 77-80, i fumetti erano considerati veleno al box office, cioè non facevano una lira i film tratti dai fumetti. Flash Gordon, tutti erano tutti un disastro, e quindi non si poteva dire che, io non potevo dire che l'ispirazione principale non è Guerre Stellari ma è il mondo dei fumetti fantascientifici, perché mi avrebbero cacciato proprio a pedate, insomma. Any more questions? There's a young gentleman at the back. Da una parte il suo film viene accomunato a cose come Planet Nine from Outer Space, tra i film più brutti della fantascienza. Dall'altra parte è scritto nella biblioteca dei classici di Corman. Come vive il dualismo della critica nei confronti della sua opera? Ma non è certo il primo dualismo, insomma, che si critica. A parte che non è un capolavoro, non stiamo parlando di capolavori, però il film è molto considerato. Secondo me chi intende la fantascienza seriamente lo odia. E infatti mi dicono, ah, ma è bello il suo Contamination, perché Star Crash è così brutto? E poi invece c'è un'altra categoria di persone, di fan, che mi dicono, ah, che bello Star Crash, no, Contamination non mi piace molto, perché uno è un film realista, Contamination, mentre Star Crash è una favola. E quindi chi è disposto ad accettare la favola ama le favole, non ama il cinema realistico tipo Contamination, perché poi tutte e due hanno un grande seguito di pubblico, però sono molto diversi e la gente non capisce che poi è lo stesso autore che può fare anche film diversi. Io ho fatto un film d'amore che è stato un grandissimo successo, che è una delle mie cose migliori, e che male c'è? Voglio dire, un regista può anche cambiare genere, basta che sia sempre fedele a se stesso. I miei film, se li vedete insieme, seguono tutti uno stesso percorso e hanno tutti degli stessi temi ricorrenti, delle situazioni che si ripetono. Poi però della gente ama uno e della gente preferisce l'altro in maniera violenta, diciamo. Per me va bene lo stesso. Il film ti ha portato fortuna, perché poi con la Golan Globus ti hanno chiesto qualcosa di simile, molto più nel fantasy, con gli Hercules che hai fatto, no? Sì, il film ha portato fortuna anche a lei, il film è andato benissimo. È andato benissimo in tutto il mondo, è stato distribuito ovunque. E quindi mi ha dato una possibilità di fare altri film. Golan e Globus sono venuti perché questo film, loro erano appena entrati come distributori sul mercato americano, distribuivano dei film
questi film stentavano come incassi. I loro stessi distributori distribuivano anche i film di Roger Corman e continuavano a dire a Golden Globe: ma voi dovreste fare un film come Star Crash, quello sì che fa i soldi, che fa i soldi. E loro, quando mi hanno incontrato a Cannes, casualmente hanno incontrato lei, Judd, eccetera, ah, Star Crash, fermi, firmate il contratto con noi. Infatti volevano che facessimo Star Crash 2. Sì, ma all'inizio era Star Crash 2, okay. Poi Star Riders, poi Star Riders. E poi questi contratti non siamo messi d'accordo sui budget, ci sono stati problemi, eccetera. E loro però avevano il contratto con me, l'avevano già fatto, loro abbiamo messo a lavorare su Space Vampires, che poi è stato fatto da Tobe Hooper, poi nemmeno quello si riusciva a fare, mi hanno messo a fare altre cose. Poi su Ercole io sono capitato per caso, nel senso che dopo un altro Cannes, quando io avevo sempre questo contratto in essere con loro e dovevo fare un film ma non si sapeva ancora bene quale, loro sono venuti dopo Cannes qui a Roma, perché avevano appena aperto la produzione romana, stavano facendo i Magnifici Sette Gladiatori e dovevano iniziare Ercole con Luferrigno, con Bruno Mattei. E io andai la mattina per discutere, dicevo: allora che facciamo, Space Vampire si fa, non si fa, insomma, mi disse: vabbè, ci sentiamo tra qualche mese, vediamo. Poi nel pomeriggio Gola mi richiamò a casa e mi dice: vieni subito qua. E io andai nel suo albergo e c'era lui incazzatissimo e dice, con un copione in mano: guarda che merda di copione che mi hanno portato per Ercole, non si può fare un film così. Che insomma, gli avevano portato un copione per il film che doveva cominciare di lì a, credo, 3-4 settimane, di Ercole con le ancelle, mezzo porno, una cosa di questo genere. E Golan era furibondo perché dice: io ho Luferrigno, attore per i bambini, eccetera, e tutto, e questi mi davano un copione mezzo porno. E mi disse: senti, invece di Space Vampires, mi proponi un Ercole subito, però. Subito, perché Ferrigno è già qui e sta già girando l'altro film, e se lo teniamo qui a far niente lo stiamo pagando lo stesso. E io dissi: vabbè, vediamoci domattina, che loro partivano già alle 7, quindi questo significava che mi sono dovuto alzare alle 6 di mattina per raggiungere l'incendio. E a casa io la sera ho pensato a un soggetto inerente a Ercole, ho fatto un Ercole fantascientifico, cioè io volevo fare un altro film di fantascienza, non potevo farlo, loro mi hanno proposto di proporre questo Ercole, io gli ho proposto un Ercole di fantascienza, gliel'ho portato, la mattina dopo loro si sono letti queste tre pagine di soggetto, piaciuti, entusiasti, eccetera, mi hanno dato un assegno sul cui retro hanno scritto il contratto, cioè hanno scritto le parole di contratto, per cui quell'assegno gli arrivava loro incassato col contratto e la mia firma dietro. Il film è partito così, e così è nato l'Ercole fantascientifico, dove io volevo lei per una delle tre parti, la parte di Sibyl Dunning, però poi loro non l'hanno voluta perché avevano litigato, credo, con tuo marito, avevano problemi con Gianni. I can't remember. Did you mention the Black Cat? I know you mentioned Golden Globus. Yeah, I remember. Yeah. We won't talk about that. Va bene così, ci sono. Ragazzi, noi lo aspettiamo domani sera. Avremo una serata di Black Cat. Una serata tutta insieme. Dai. Dopo. Delle delucidazioni su Black Cat e dei profondi, sì, è un film che avete fatto insieme, di cui molti non sanno. Come è stato realizzato, perché Dario Melodi per esempio è stata accreditata, visto che si parla con Tre Madri nei titoli del film, e dove è stato girato, anche se sembra una Roma un po' camuffata, è Roma. Volevo sapere anche la
Sì, l'abbiamo fatto tutta Roma il film, è stato fatto qui, però purtroppo il film era di proprietà di una distribuzione americana e la distribuzione americana poi è andata in bancarotta e il film è rimasto bloccato finché non sbloccano tutto il film è ancora lì. It's nice because now we have a few days and we can talk about, you know, Star Crash and the Black Cat. Have you seen the Black Cat? You've seen it. And how did you feel about it? What did you think about it? Cosa ne pensa? It's okay. Va bene. It's good. Bella low budget. Così così. Così così. Argentiano. Qual è il film che ti ha dato più soddisfazione? Favorite movies? Oh, the most satisfaction. Well, I must say, working with Luigi on Star Crash was one of the hardest films, but also incredibly enjoyable. Of course, Sinbad was very close to my heart. And another one was called Captain Cronus Vampire Hunter, which I think remains quite a favorite. But I've been lucky, you know, I work with some amazing people, and also getting to see Luigi again is very special. So I feel I've had a nice career, and hopefully it's not over. I'm still working. And, you know, I've got another film coming in that I'm making in Spain later in the year. So I'm excited about that. Luigi should be back and making films. What do you think? We think yes. See?